pubblicato nella sua interezza. Quindi questo è quello, non mi allungo, se io aspetto adesso se avete delle domande da farmi sostanzialmente. Visto quello che dici, presumo di essere uno del PD, perché mi è stata ridata dignità in questo senso, però la risposta in sostanza te l'ho data prima. Certo che voglio stare nel PD, ma se il PD risponde a quelle che sono le esigenze dei cittadini e del territorio. Se il PD non risponde a queste esigenze, posso fare a meno del PD, ma io come voi, intendo, chiunque di voi, questo vale per il PD e vale anche per altri partiti, io penso che un partito senza contenuti non sia un partito che uno possa frequentare. Io in questo momento nella segreteria di Alba vedo semplicemente un gruppo di persone che ormai è diventato quasi un clan, che probabilmente anche da un punto di vista elettorale oggi potrà esprimere qualche decina di voti, una segreteria locale che sta cercando alleanze a destra e a sinistra, sta cercando di contattare tutti, perché è molto probabile che questa segreteria, così come è oggi, non è in grado nemmeno di riempire una lista elettorale. Quindi la dimostrazione che chi dissente viene buttato fuori è qui. Voi leggetevi il provvedimento della Commissione di Garanzia, vi rendete conto che è stato perpetrato uno sfregio alla Costituzione italiana, allo statuto del partito, dal segretario locale e dal segretario provinciale. Ma la cosa assurda è che la Commissione di Garanzia provinciale ha deciso di non decidere, cioè la Commissione di Garanzia viene eletta proprio per dirimere queste querelle all'interno di un rapporto tra iscritto e partito, decide di non decidere. Io sono rimasto perplesso perché la Commissione di Garanzia regionale ha valutato queste cose sulla base di uno statuto che è lo stesso che avrebbe dovuto avere in mano la Commissione di Garanzia Provinciale. Quindi mi chiedo, perché non si è, vuol dire che quella Commissione di Garanzia è molto probabilmente asservita al segretario provinciale?